a tutti, sono Davide, sono un perito meccanico e all'interno di TechAuroLab mi occupo di prove meccaniche. Le prove meccaniche sono prove molto importanti nell'ambito dell'industria e servono per determinare le caratteristiche dei materiali. Ma proviamo a entrare più nel dettaglio. Per progettare e poi costruire un oggetto è indispensabile conoscere le proprietà dei materiali. Uno stesso oggetto può essere costruito con diversi tipi di materiali. Facciamo un esempio. Il telaio della tua bicicletta è in acciaio, in alluminio o magari prendendolo in mano ti rendi conto che è molto leggero, quindi costituito da fibra di carbonio. Che cos'è la fibra di carbonio? Viene utilizzata ad esempio per la Formula 1. Ma allora, perché vengono scelti determinati tipi di materiali? Le motivazioni principali sono due. La prima è di carattere economico, più il materiale è leggero e più costa. La seconda è di carattere tecnico. Il materiale deve resistere a determinate forze, quindi quanto resiste realmente questo materiale? Qui, all'interno del laboratorio di prove meccaniche, studiamo proprio questo, cioè la capacità di resistenza dei materiali, quindi le proprietà meccaniche. Nel reparto prove meccaniche, quindi, come ti ho detto, ci occupiamo di verificare la resistenza dei materiali. Per farlo, quindi, sottoponiamo a forti sollecitazioni, ovvero a delle forze, i materiali in questione, li tiriamo, li pieghiamo, li comprimiamo, fino a quando non si rompono. Ecco perché vengono chiamate prove distruttive. Facciamo un passo indietro. Quali tipi di materiali possono essere testati in questo modo all'interno del laboratorio prove meccaniche? Qualsiasi tipo di materiale, materiali metallici come ad esempio acciaio, alluminio, ma anche materiali polimerici. Cosa sono i materiali polimerici? Quelli che tu conosci generalmente con il termine plastica. Fino a materiali innovativi come ad esempio la fibra di carbonio, quella che viene utilizzata nel campionato di Formula 1 o addirittura sugli aeroplani di ultima generazione o forse magari anche la tua prossima bicicletta. Attenzione, come facciamo a testare i materiali che servono per realizzare un prodotto finito? Prendiamo come esempio un aereo. L'aereo assemblato intero naturalmente non può stare all'interno di un laboratorio. Quindi prima di essere montato vengono utilizzati campioni con dimensioni dette standard, specificate in documenti chiamati normative, che sono valide in tutto il mondo. Ecco perché le prove possono essere riprodotte allo stesso modo in tutte le parti del mondo, da diversi laboratori, come ad esempio TechEurolab, con lo stesso risultato. Entriamo più nel dettaglio. Vediamo quali macchine vengono utilizzate all'interno di un laboratorio prove meccaniche. Una delle principali macchine è la macchina per prove di trazione o compressione. Questa viene utilizzata per determinare le caratteristiche meccaniche di un materiale o per valutare il comportamento di un componente finito. Prendiamo per esempio una molla. Vediamo come si comporta se schiacciata o tirata, mediante proprio l'utilizzo di una macchina di trazione. Un altro macchinario che viene utilizzato all'interno del laboratorio prove meccaniche è il vibroforo o macchina per prove di fatica, che serve per valutare quanto un materiale resiste se sottoposto a sollecitazioni costanti nel tempo. Ti faccio un esempio. Prendi per esempio un fil di ferro. Se tu provi a trazionarlo con tutta la forza che hai, ti accorgi che non riesci a romperlo. Ma prova ad esempio adesso prenderlo e piegarlo più volte sullo stesso punto. Si è rotto, vero? Hai appena fatto una prova di fatica. Ora concludiamo questa breve panoramica sulle macchine utilizzate per le prove meccaniche. Parliamo del pendolo per le prove d'impatto. Come ti suggerisce il nome, questa macchina permette di valutare quanto un materiale possa resistere ad un impatto, ad un urto, a determinate temperature che possono variare dalla temperatura ambiente fino a meno 196, la temperatura dell'azoto liquido. Conosci la storia del Titanic, per il quale hanno girato anche un famoso film? I materiali utilizzati per costruire lo scafo della nave, affondata nel 1912, probabilmente non sono stati sottoposti ad una prova d'impatto. Ecco perché lo scafo immerso nelle temperature gelide dell'oceano non ha resistito all'urto con l'iceberg, provocandone quindi l'affondamento. Questo ti fa capire quanto siano importanti le prove meccaniche. Ma chi lavora all'interno del reparto prove meccaniche? All'interno di un'azienda come TechEurolab lavorano sia tecnici che ingegneri. E grazie ad un ottimo lavoro di squadra si arriva all'obiettivo finale, che è quello che ci permette di soddisfare le esigenze dei nostri clienti, gli stessi clienti per i quali magari un giorno lavorerai anche tu. Naturalmente, ragazzi, ciò che vi ho mostrato è solo una delle tante attività tecniche che si apprendono iscrivendosi, come ho fatto io, ad un istituto tecnico industriale. Questa è la mia attività, questo è ciò che mi appassiona. Ma qual è la tua passione? Mi raccomando, cercala perché è importante per te. Ciao, ragazzi, a presto.